abbiamo da Giampiero Fava, che ha portato i broccoli. Allora, vi ricordate? Il farmer ha parlato, il nostro Matt, dei broccoli. Ma e chi meglio di Giampiero, che i broccoli, insomma, molto, cioè, è una cucina molto romana, oltre che il fatto che lui sia molto broccolato, è perfetto per fare questi spaghetti rossi che buttiamo subito, vero? Buttiamo subito, spaghetti buttiamo subito rossi gli spaghetti con broccoli siciliani. Ok, dai. Perfetto. È un piatto che... allora, intanto cominciamo dagli ingredienti. È un piatto molto salutare questo, eh? Quindi usiamo del carotenoidi. Ah, vabbè, iniziamo subito. Adesso questo è il piatto delle velline. Piantociani e il... Il verde dei broccoli. Il zuffo rafano. Quindi oggi... Come sono diventati bravi. Siamo andati a scuola. Siamo andati a scuola. Allora incominciamo subito dalla rapa. Quindi abbiamo preso la rapa, l'abbiamo frullata in questo caso. Abbiamo fatto già questo passaggio con un goccio d'acqua, un goccio d'olio, l'abbiamo filtrata e otteniamo questa purea di rafano. Poi andiamo a fare la prima crema, Anto, che è questa qua. La crema zucca. Con la zucca, quindi metteremo un pezzo di scalogno in questo caso. Allora, intanto che tu tagli lo scalogno e la zucca, eccetera, io vorrei dire, Develina, questo è un piatto perfetto. Sì. Cioè la zucca, adesso al di là delle battute, sì, vero? Sì. Sì, sicuramente, parlavamo prima di prevenzione e quindi a tavola, se scegliamo gli ingredienti giusti, creiamo il piatto colorato, possiamo sicuramente assumere antiossidanti che ci aiutano a combattere i radicali liberi che attaccano le nostre cellule. Il sulforafano del cavolo, del broccolo, in particolare di tutte le crucifere, previene i problemi dei tumori intestinali. Quindi, come abbiamo detto già altre volte, della zucca, dei carotenoidi protettivi appunto per la vista. E anche la barbabietola rossa. E la barbabietola rossa, che è ricchissima di antociani, prevengono i problemi cardiovascolari. Quindi il piatto ricco di colori ci fa bene. Quindi quando più lo colorate meglio è. Poi adesso il periodo dei cavoli, delle crucifere, si sa che il broccolo eccetera è un antitumorale, questa è la settimana dell'AIRC, sì. Quindi a maggior ragione iniziamo anche si a... Si consigliano almeno 3 porzioni alla settimana della varietà. Questa ad esempio è una pasta, no? Perché uno dice demonizza la pasta, a parte che la pasta non si può demonizzare perché è il nostro mondo, è la nostra vita, è la dieta mediterranea eccetera, ma fatta con le verdure in questo caso è fantastica. È un piatto salutare e come tutti i cibi non vanno demonizzati, sono le proporzioni e le quantità. Le proporzioni, vedi, quindi abbiamo buttato, guardate, il broccolo dentro nell'acqua della pasta. Assolutamente, no? Sì, abbiamo buttato il broccolo nell'acqua della pasta. Lo scalogno qui. Stiamo cuocendo la pasta dove così andiamo a... Prende anche un po' perfetto. Di sapore del broccolo. Qui faremo, andremo a mettere... Lo scalogno, questo è per la prima crema. Okay. Vedi, la prima crema la faremo in questo modo. Questa invece sarà la crema... Noi facciamo cuocere gli spaghetti per 7 minuti nell'acqua di cottura e poi li facciamo cuocere qua, perché qua poi andrà a prendere anche tutto il loro colore. In questo modo, dopo averla frullata con dell'olio e poi andiamo a far finire la cottura qua. Okay. Questa è la prima crema. La seconda crema è quella di broccoli, che la facciamo in modo diverso. Perché mentre questo facciamo brasare lo scalogno, l'olio e andiamo a mettere l'elemento, in questo caso la zucca, quindi adesso andiamo a metterla subito, il broccolo lo facciamo in maniera diversa, cioè qua mettiamo, per dargli un po' di sapore, anche quando si cuce, un po' di zenzero. Che a me piace molto, perché gli dà, io che non amo molto il pepe, gli dà un po' di schnaus, come direbbe il perse, sì, no? Bravo, un po' di schnaus, no? E glielo diamo e andiamo... Vedi, a mettere un po' di brodo vegetale e la facciamo cuocere. Perché poi la frulleremo, no? Perché poi la frulleremo. Cosa inversa invece di quello che facciamo? Abbiamo messo già il broccolo, poi ti faccio vedere una lavorazione del broccolo, perché nel broccolo non va buttato assolutamente nulla. E facciamo un olio aromatico a parte. Quindi andiamo a prendere l'olio, lo mettiamo dentro questo pentolino con un po' di aglio e un po' di peperoncino e lo facciamo aromatizzare. Quando il broccolo sarà pronto, andremo a frullarlo direttamente e andiamo a mettere l'olio aromatico dentro. È un po' un broccolo ripassato, però fatto in un'altra maniera. È un broccolo ripassato, però tenendo in considerazione e in protezione il broccolo, perché lo stressiamo un po' di meno, anche okay, in cucina. Così no? Lo vediamo, esatto. Vedi, del broccolo poi una cosa importante è che quando si cucina nel ristorante andrebbe un po' pelato, vedi?
andrebbe pelato in questo modo, perché questa parte è un po' più coracea quando vogliamo fare una cosa fatta bene. È in più digeribile modo. Quindi senza? Sì, diciamo che è più amabile, non è più digeribile. E poi può accorciare la cottura soprattutto, perché quella è l'ultima parte che si cuoce. Esatto. Quindi poi magari vai a scuocere il fiore perché, e quello lì invece rimane coriaceo. Così viene una cottura perfetta. Come si fa con gli asparagi, per esempio, molto spesso con il gambo. È vero, hai ragione. Vedi come andiamo a pelare anche il gambo? Del broccolo non si butta nulla. Questa, secondo me, è la parte migliore del broccolo. Con questo preso, che è una parte di scarto, io adesso la taglio direttamente, poi la vado a mettere in acqua in cottura perché andrà benissimo. Ma qua ci fai una pasta con olio, alici e broccoli, è stupenda. Assolutamente. Quella che piace alla mia bambina. Pensa che lei non mangia verdura, ma la pasta con i broccoli sì, perché gli mette dentro l'acciughina, la cosa, così, e lei la mangia. E a costo bassissimo, e quindi abbiamo fatto. Poi però, anche se abbiamo fatto i bravi, noi andiamo a fare una piccola fondutina. Un po' di panna ce la mettiamo. Perché ho visto, mi sembra taleggio quello lì, se non sbaglio. Quella è taleggio, non sbagli Antonella, non sbagli mai sul taleggio. Quindi... No, perché sento la mia tira, capito? Come una calamita, quindi... Poi, qua andiamo a saltare, noi abbiamo fatto anche delle verdurine, oggi abbiamo messo un po' di patelle e abbiamo fatto delle verdurine con della brunoise di zucca, e qua invece una parte di broccolo che già abbiamo sbollentato. Quindi diciamo che una parte la frulli e una parte la tieni intera. Una parte, no? La frulla e una parte la tengo intera. Okay, sì, perfetto. In questo caso, che poi ci servirà per decorare anche il piatto, no? Perché poi la cucina è fatta anche di questo. Quindi vedete, adesso qua sembra che abbiamo tante padelle, in realtà no, perché noi quando facciamo la zucca, una parte la frulliamo, una parte a casa la lasciamo intera, logicamente, certo. E il broccolo uguale, quindi questo è molto, assolutamente molto facile. Questo, vedi, gli spaghetti sono quasi pronti, in questo caso io adesso li metto direttamente nella barbabietola, nella rapa rossa, sì, insomma, diciamo. Nella rapa rossa, eccoci qua. E li faccio finire di cuocere qua dentro, dentro la pentola. In questo modo, oltre a finire di cuocere, prenderanno anche il colore della barbabietola, quindi diventeranno anche... Ad esempio, anche... i bambini che vedono la pasta rossa così, brava, magari la mangiano. Poi la barbabietola è un po' dolciastra. Sì. E questo è un bel barbatrucco, barbatrucco, vedi? Bravissimo. Ecco, Lorenzo. Ma sai, io mi sono dovuto adattare perché... Dentro casa mia, la moglie di mio fratello è diventata vegetariana e quindi dentro casa si è stravolto tutto quello, capito, che era nel buon senso di una volta. Esatto, no? E quindi hai dovuto adattarti un po'. Bisogna accontentare un po' tutti. Eccolo qua, tu lo vuoi frullare? Vogliamo provare a frullare questa crema intanto? Ma sì, dai, frulliamola, abbiamo il frullatore, quindi lo mettiamo qua. Allora, guarda, guarda quanto sono belli e il colore di questi spaghetti in questo modo. Ti aiuto? No, ce la fai, Antonella. Tu quando prendi iniziativa, Antonella. Prendo iniziativa. Beh, ha detto, cos'ha detto Farinetti, che bisogna rischiare? Io rischio sempre. È bellissimo quel messaggio. Guarda, bellissimo. Che lui ha detto delle cose molto forti, anche molto, per i nostri ragazzi molto che ci belle. Guardano. Allora, guarda. Adesso tutti hanno paura di sbagliare, no? Dovete provare. Ecco. Intanto facciamo per là. Questo è quello che noi facciamo e questa è la crema che andremo questa ad ottenere. Invece la mia frullare. La frullo, dai. Invece la tua la frulli. Va bene. Con l'olio? Con l'olio? Con l'olio, quello... Con questo olio aromatico qua, vedi? Esatto. Noi togliamo, andiamo a prendere questo olio e l'olio lo mettiamo aromatico dentro. Lo mettiamo dentro. Assolutamente. Vedi? Anche perché l'olio favorisce la sorpresa. Quindi anche il colore, Anto. Anche il colore sarà molto più brillante, no? Esatto. Guarda. Un goccio d'acqua. Un po' di acqua perché deve essere bella cremosa. Assolutamente. Anche lì ho imparato a non aggiungere sempre olio. Quando volete renderla più cremosa aggiungete anche un po' d'acqua. E noi andiamo a prendere il piatto che comunque incominciamo a costruire. Guarda che abbiamo tempo, eh. Non mi, sì, non sì, mi ma il piatto oggi va costruito. Il piatto va costruito. Allora, sappiamo com'è. Come ti è venuta la crema? Non è male, ma no? Più bella questa però. Ma come? Me l'hai fatta frullare, poi più bella ma tua. Guarda, scusa, adesso... Non ti vorrei dire niente. La mano dello chef, d'altronde. Vabbè, niente, okay, questa non serve, la mangeremo noi. La mangeremo dopo dentro un piatto di pasta. Allora, vedi, la crema deve essere abbastanza un po' consistente. Dura, è vero. E sei tu che mi hai messo l'acqua, però. Io non l'avrei messa, veniva così se tu non mettevi l'acqua. Ma adesso dici che la colpa è mia. Sì, la colpa è tua. Tu fai come Alessia che fa le ricette. Poi alla fine è sempre la colpa a me. Ma no, perché è vero, no, che mi hai messo un po' d'acqua. Ho detto, invece così era perfetto. Vabbè. Allora, guarda, vedi, comunque questa bella cremina... che deve essere bella questo vellutata. Questo è un piatto davvero fantastico. Sì, deve essere, secondo me, cioè speriamo che è fantastico. Sì, noi cercheremo di farlo, no, di farlo bene. Allora, una cosa importante anche in questo spaghetto poi è condirlo anche un po', no? Con un po' di pecorino. Noi andiamo a mantecare anche con un po' di pecorino, ci mettiamo.
Certo. Vedi? Ah, l'hai già messo il pecorino? Sì, l'ho messo già un po', poi ne metteremo ancora altro. Quindi mantechiamo col pecorino, perché sì, la barbabietola, così gli diamo anche lì un po' di gnaus, un po' di sprint, perché la barbabietola è dolce. Assolutamente. Il pecorino va in contrasto, eh? Vedi? È un peco trucco. Non... Guarda, Anto. Qua mettiamo... True color, è vero. È molto colorato, molto colorato. Questa è la zucca. Questa è una parte della zucca. Una parte della zucca che va a bottoncini. Che va a bottoncini. Poi i nostri invece broccoli, visto che è spaghetti rossi con broccoli siciliani, lasciamo anche interi, che oltre fai, che i broccoli frullati. Non ci li metti? Vedi, avendo tolto quella parte coriacea, adesso sono più morbidosi da mangiare. Sono più morbidosi, sono più gradevoli anche, no? Quelli li hai passati solo con olio. Questi senza... l'ho passato solo con olio e un po' di sale, Anto. Mm-hmm. Poi la nostra crema di zucca, quella che abbiamo frullata. E vedi? E qua ci facciamo uno scarabocchio, un po' così. Andiamo un po' come a disegnare, no? Certo. Poi la fonduta. Ci eravamo dimenticati, questa è facoltativa. No, però no, nel senso che magari uno non so vuole stare. No, è la parte grassa! È la parte grassa che ci va. Io figurati, la farei tutta la. Ti faccio vedere poi come farei il mio piatto. Aspetta, Anto. Poi, vuoi mettere una parte croccantina? Due mandorline. Che sanno. Ma questo è un piatto proprio. Anche sì, per contro, appunto, contro la prevenzione. Va bene, fantastico, cioè un piatto colorato, completo. Bello. Questo è da Evelino d'oro. È da Evelino d'oro. Quest'anno non è ancora partito l'Evelino d'oro, ve lo devo dire. Non è ancora partito. E no, poi qua, quando decidi tu, Antonella? Vedi, qualche brunoise. Dice? No, io lo so com'è il tuo piatto, eh. Io me lo immagino già il tuo piatto, guarda, Poi la brunoise della zucca, quella sì, non a pezzettini, non frullata. Allora, il tuo piatto è fatto da questo. Allora, il mio piatto è invece... Un bel pezzo di taleggio, gli spaghetti, due spaghettini che sono qua sotto. Tanto? Cosa vuoi da me? Ah, che carino, pensavo volesse... Aspetta, Anto, che... No, perché a me non mi dà due spaghettini, va bene, un boccone. Lasciali lì quelli, non ti preoccupare. Questi li lasciamo qua, la fonduta. Sì, bravissimo. Perso. Dove l'hai messa la fonduta? Nascosta, Alfio, sicuramente. È lì. Alfio. Ecco, ma io direi le verdurine, un broccoletto. Dai! Un broccoletto. Un broccoletto è per la coscienza, sì, però. Sì, no, broccoletto mi piace molto. Aspetta. Va bene. E poi ci mettiamo... Un po' di pecorino. Tanto, Vabbè. Antonelli. Che ti devo dire? Qua, le mandorle non le vuoi? No, dai, almeno no. Un po' qualche caloria in meno, va. No, devo un po', sai com'è? Madonna mia, guarda, che sacrificio questa trasmissione. Sì, no, lo capisco. Una roba che... terribile. Guarda, lascia da parte anche il taleggio perché è talmente buona la fonduta così. No, poi scusate, Evelina, lo mangio per la prevenzione. Sì, ah, questo fa bene. Per la prevenzione. E dai, Evelino d'oro questo piatto, comunque, da completo. Tanti antiociani. Sì. Tanti antiociani. Bravo. Mamma mia, che sogno. Hai mangiato qualcosa? Devo andare, mi dispiace, ma ha ragione Luca. Baghetti rossi con broccoli siciliani. Grazie a voi. Fateli, è meraviglioso.